Salve e benvenuti a una nuova puntata di Cringe Factor! Oggi faremo esibire i nostri talenti in esterna davanti ad un pubblico. Andiamo a scoprire in quale luogo ameno si esibiranno i nostri futuri barboni! Somma Lombardo, provincia di Varese. Città dell'aeroporto di Malpensa. Qui il rumore è talmente insopportabile da aver fatto evacuare per colpa degli aerei interi quartieri! Sì. Questo posto è in perfetta sintonia con noi, che siamo i maggiori responsabili dell'inquinamento acustico nazionale per via della musica di merda che trasmettiamo ogni settimana qui su questa rete. Questo posto puzza di cherosene. È arrivato il momento dell'esibizione in strada, ma rispetto alle altre edizioni c'è una novità. Stando ai nostri sondaggi, siete sempre meno interessati alla musica e sempre più interessati a pianti, litigi e umiliazioni dei concorrenti. E la differenza tra talent show e reality show diventa sempre più piccola. Perciò, ecco il montaggio dei momenti più importanti della parte musicale che abbiamo selezionato per voi. Via! Fine! E adesso arriviamo a quello che stavate aspettando tutti, pianti, litigi e umiliazioni dei concorrenti. Hanno Siang sul palco per farsi giudicare. Il primo concorrente è appena stato convocato dal proprio giudice. La tensione è alle stelle tra i partecipanti perché scopriremo finalmente chi passerà alla fase successiva. Ma i nostri ragazzi sono molto sportivi, sempre pronti a supportarsi a vicenda. Buona fortuna, rotto nel culo. Grazie, intestino intasato. Figlio di puttana. Muori sotto un treno. Ciao Scoreggia, come stai? Sei agitato? Sono una pozzanghera di Tarzanelli. Benissimo. E ora preparati perché è arrivato il momento delle decisioni incomprensibili. Decisioni incomprensibili? Esatto. Musica ansia. Sei stato bravo l'altra volta, ma anche questa volta hai spaccato le palle. È veramente una vergogna che non ci siano degli artisti come te in giro, nel senso che accresci l'autostima della gente, perché guardandoti tutti pensano che fallito. La tua avventura finisce qui, Scoreggia, ma prima di mandarti a cagare, momento motivazionale. Anche se sei stato cacciato, tu hai sogni, ci devi crederci. Hai capito? E ora vai a cagare. Il prossimo. Non avrei voluto dirtelo senza aver fatto a meno di pensarlo. Ma non sono convinta di non essere la persona che non sa quello che l'altro può o non può essere capace di non fare. Perché non è vero che non si può essere convinti di non pensare che sia impossibile non vincere se non ci si applica. Ma che cazzo ha detto questa qui? E mo io che suono devo mettere? Tump, musica triste. Tump, musica triste. Musica triste. Mi dispiace, ma la tua avventura finisce qui. Ok, io per oggi ho finito con questa cacata, eh? Grandi. Ma non hai scelto nemmeno un concorrente per la tua squadra. Oh, cazzo. Vabbè, allora vieni tu che sei già sul palco. Sound designer, fallo andare via in slow motion con una musica motivante. La nostra giudice donna ha finalmente selezionato il concorrente della sua squadra. E ora è il momento delle selezioni del rapper. Ecco i nostri concorrenti che si spalleggiano nell'attesa di essere convocati. In bocca al lupo, scroto degenerato. Oh, grazie, raga del sugo. Spero che tu ce la faccia, polpetta di afte. Grazie, collana di Tarzanelli. Risparmiate gli insulti, ragazzi. Questa volta siete convocati tutti e due assieme. Come mai siamo stati convocati entrambi? Perché io non ho competenze tecniche in materia. Quindi, per evitare di tergiversare con pareri sconclusionati, siete entrambi qui. Dunque, non so chi scegliere tra voi due, sono in difficoltà. Tu hai la faccia da bimbo minchia depilato e piacerai alle ragazzine, mentre tu hai la faccia da uomo rude e potresti essere il nuovo countryman maschio alfa dal cuore grande ma il pipino da giovane marmotta. Non potresti giudicarci per la nostra prova vocale? E tu pensi che alla gente che ci guarda gliene freghi qualcosa? Comunque non mi piace il country. E allora? A me fa cagare la trap, prima ascoltavo i Cannibal Corpse. Beh, io non mi metterò a cantare country solo perché è la moda del momento. Allora tornatene in cameretta a suonare musica morta da 40 anni, tanto qui c'è qualcuno che non farà storie. Dimmi, hai qualche obiezione riguardo farti scrivere canzoni dagli autori, cantare per goderti la fama e consegnare tutti i soldi incassati alla produzione e a me tutte le tette che ti inviano in chat su Instagram? Nessuna obiezione. Tu farai strada,